Facendo così ho fatto il 40% di profitto. Sono stato bravo o fortunato? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di una mail che mi è arrivata ieri, ragazzi, ma era talmente bella che non potevo non fare questo video su questo argomento. Nella mail un follower di YouTube mi ha scritto quella che era la sua strategia e cosa aveva realizzato negli ultimi mesi sul mercato delle criptovalute come profitto intorno al 40%. Mi ha spiegato la strategia perché si è posto questo dubbio, questa domanda. Sono riuscito a fare questa percentuale di profitto perché la strategia è valida e buona o semplicemente sono stato fortunato? E allora ho detto va bene, realizziamo questo video perché l'argomento è importantissimo. Gli ho scritto una mail, mi ha dato l'ok ed ecco il video qui per tutti quanti. Andiamo a guardare qual è questa strategia utilizzata da Rossano, si chiama così il nostro follower. Andiamo a capire che cosa ha fatto, perché ha realizzato questo profitto, da dove è arrivato questo profitto e poi infine alla conclusione di questo video andremo anche a vedere se è stato frutto di una strategia ben delineata o semplicemente fortuna, o meglio, poi quello che ci interessa, ragazzi, è questo. Questo tipo di andamento, questo tipo di profitto può essere realizzato ancora nei mesi a venire. Ma prima di andare ad analizzare tutti questi punti ho preparato una serie di grafici per voi e poi andremo anche a guardare un grafico proprio live. Vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, e lasciarmi nei commenti quello che pensate e qual è la vostra strategia, se è molto simile per esempio a quella che andremo a guardare oggi. Vi ricordo anche che ieri abbiamo fatto una super live, ragazzi, che è andata benissimo, mi è piaciuta tantissimo, sul modo migliore per uscire dai mercati, dagli investimenti, se siete degli holder. Quindi ragazzi, sulla mia testa trovate il link, andatevi a guardare la live, dura un bel po', però ragazzi, i contenuti formativi di valore vanno sempre apprezzati. Partiamo dal primo punto, vi spiego la strategia usata da Rossano. In pratica lui mi ha scritto questa mail dove mi dice: io entro su un mercato e acquisto una coin, immaginiamo Bitcoin, con un target price, quindi un take profit del 25% di rendimento. Se il mercato non sale, quindi non arrivo al mio take profit, quello che faccio è guardare il mercato. Se il mercato inizia a scendere, compro di più. In sostanza mi ha scritto: compro 100 euro a questo prezzo, se il mercato scende ne compro altri 100, se il mercato scende ancora un po' non raddoppio, quindi non ne compra 200 ma ne compra un altro pezzettino, fino a quando il mercato non torna a salire e a quel punto valuta, mi ha scritto, il mercato, o esce sempre al take profit del 25% oppure valuta un po', ecco, in maniera diciamo un po' soggettiva cosa fare. Questa è la strategia in grandi linee. Da quello che si evince dalla mail, questa è una strategia totalmente incentrata sul money management, non è una strategia che prende ad esempio come riferimento il livello di ingresso del prezzo oppure determinati indicatori o oscillatori, bensì è una strategia che si basa solo sulla gestione del capitale. Entro, aspetto il take profit, se il mercato scende compro ancora. Un po' non vi ricorda la dollar cost average, ragazzi? A proposito, la dollar cost average è ancora in essere, domani è l'ultimo giorno delle nostre 6 settimane. Andremo a vedere un po' anche quello che è successo nella prossima settimana, perché domani faremo ancora i nostri acquisti, ma ve ne parlerò in un altro video. Allora, questa strategia di Rossano un po' assomiglia alla dollar cost average, perché dice: se il mercato scende io compro ancora, però poi non è una dollar cost average sui massimi, perché esce se il mercato arriva a take profit. Assomiglia un po' di più a una strategia di money management che si chiama martingala, ragazzi. Non ne parliamo oggi della martingala, magari se siete interessati a questo argomento scrivetemelo nei commenti e potremo fare un video adatto a questa strategia di money management. La martingala è una strategia di raddoppio del capitale se l'operazione, se il trade in questione va male. Passiamo al secondo punto: perché questa strategia ha funzionato? La strategia che ha prodotto mi ha detto
circa il 40%, perché ha funzionato, ragazzi, in maniera molto semplice. Ha funzionato perché i mercati sono saliti. Facciamo subito una puntualizzazione: le strategie only long significa solo al rialzo, funzionano solo se i mercati salgono, ragazzi, perché sono strategie direzionali. Se il mercato non sale o si prende una pausa, una strategia del genere non potrebbe funzionare, perché non arriveremmo mai al famoso take profit. Quindi saremo costretti a stare nel mercato, o peggio ancora, se il mercato ci viene contro, ad andare ad accumulare per poi sperare che il mercato torni a salire. Ma in conclusione, il mercato deve salire, perché se il mercato non sale con una strategia del genere, ragazzi, non c'è scampo. E arriviamo al terzo punto del nostro video, la risposta che tutti stiamo aspettando alla domanda: questa strategia funzionerà ancora in futuro? Ci potrebbe permettere di guadagnare ancora un 40%? C'è una risposta molto semplice che possiamo dare direttamente dopo queste affermazioni che abbiamo fatto in questo video: questa strategia funzionerà se i mercati saranno ancora rialzisti. Però a quel punto chiediamoci anche un'altra cosa: se i mercati saranno ancora rialzisti e per funzionare questo tipo di strategia necessita di mercati sempre rialzisti, a quel punto conviene andare in take profit? Basterebbe semplicemente restare hold, ragazzi, sul mercato e poi vendere fra un anno, due. A quel punto avremmo guadagnato certamente anche di più di queste percentuali e avremmo avuto anche una vita un po' meno ansiosa, quindi senza andare a vendere e a ricomprare le nostre coin, i nostri investimenti. Quindi intanto già qui, ragazzi, vediamo un po' scricchiolare questa strategia e vediamo un po' i punti deboli di questa strategia. Se il mercato deve solo salire, meglio l'hold di una strategia di questo tipo. Secondo punto: e se il mercato invece inizia a scendere? Sappiamo che l'holding andrebbe in perdita, ma questo tipo di strategia potrebbe in effetti barcamenarsi meglio, perché andando a comprare a prezzi più bassi poi magari aspetta un piccolo rimbalzino e va a chiudere la posizione. Facciamo una bella cosa: andiamo sul grafico a vedere se il mercato scende cosa succede ad una strategia di questo tipo. Andiamo, ragazzi, faccio troppi chilometri per arrivare nella mia postazione grafica. Ciao! Ed eccoci sul grafico, ragazzi. Allora, questo è un grafico di Bitcoin. Siamo andati indietro nel tempo perché dobbiamo capire quello che fa questa strategia nel momento in cui il mercato ci va contro. Allora, ipotizziamo di aver fatto questo acquisto, il nostro acquisto, esattamente qui, ragazzi, in questo punto del mercato, perché abbiamo un massimo, un semplice ingresso long sul mercato, superato da questa candela daily. Andiamo long, tutto giusto. Tra l'altro, ragazzi, non è neanche arbitraria, un ingresso del genere è anche corretto da un punto di vista di analisi tecnica. Entriamo quindi su questi prezzi 12.003 e ci mettiamo il nostro take profit del 25%, che più o meno, ragazzi, è qui in quest'area, circa intorno ai 15.000 dollari di Bitcoin. Andiamo a vedere diciamo in fase forward quello che succede al mercato. Allora, intanto vediamo che il mercato purtroppo ci va contro, e lo sappiamo perché stiamo guardando questa fase, diciamo, questo tipo di esempio. Cosa succede? Che qui, per esempio, il mercato già ci manda in perdita, io vado per esempio a comprare ancora. Ecco, ragazzi, quindi ho comprato qui, ottengo un prezzo medio più basso. Adesso, prima era qui che era 12,6, adesso qui il prezzo medio comprando a 10,6 diventa 11,6, ragazzi, ve l'ho messo qui. Quindi cosa succede? Che questo target del 25 si sposta, e quindi ho un target che adesso non è più 15 ma è 14,6. Andiamo ancora avanti e vediamo quello che sta succedendo. Il mercato non dà nessun profitto, vedete, da questa strategia nei mesi a venire, e poi dopodiché scende ancora. Ipotizziamo di entrare qui con lo stesso lotto, quindi 100 dollari, 100 dollari, 100 dollari di nuovo. Il prezzo medio scende ancora e arriva a 10,4, e anche il nostro take
take profit, vedete, scende ancora di conseguenza, quindi intorno ai 13.000. Però andando avanti, ragazzi, il problema dov'è? Che se il mercato non torna a salire, noi continuiamo soltanto a perdere. Guardate un po', tra l'altro non ho preso ovviamente i bassi del 2017, ragazzi, del 2018, scusate, perché sarebbe stata una carneficina, quindi ho preso una situazione normale e vedete che insomma anche in questo caso, vabbè, Bitcoin torna quasi sempre al prezzo medio, però anche nell'attuale situazione noi saremmo al prezzo medio, quindi nessuna perdita in questo caso, ma ragazzi, sarebbe passato un anno e noi dobbiamo stare un anno con un investimento che non ha prodotto assolutamente niente, ma bensì ci ha mandato anche in forte perdita pari al 40% del nostro investimento, ragazzi. Quindi qui si poteva dire ok, compra ancora, poi il mercato sale. Il problema è che se il mercato sale e inverte va bene, ragazzi, ma se il mercato non sale più è un problema serio. Quindi questa è la conclusione di questa strategia. Andiamo alle conclusioni. Quindi abbiamo visto che questo tipo di strategia necessitano appunto della parte long, il mercato prima o poi deve ritornare a salire, se non sale noi perdiamo sempre, ragazzi. Poi c'è un punto debole notevole su una strategia di questo tipo: potremmo essere costretti a stare in un mercato che rimane in perdita per oltre un anno, ragazzi, anche per 2-3 anni di tempo. Badate bene che io ho preso un mercato fortemente rialzista in questo caso, come quello delle criptovalute, ma se facciamo la stessa cosa non su Bitcoin ma su un altcoin, ragazzi, vediamo che siamo andati in perdita anche del 90%. Esiste la possibilità che a livello psicologico siamo tranquilli con un investimento di questo tipo? Ragazzi, direi assolutamente di no, perché dovete preservare il famoso capitale umano, il capitale emotivo del trader. Altro fattore che ritengo fondamentale da considerare è l'enorme rischiosità di questa strategia. Non ha un paracadute, non ha un paracadute verso il basso. Se le cose vanno male, ragazzi, siamo messi malissimo, perché andiamo costantemente a incrementare nella speranza che poi ci sia un rimbalzo del mercato. Anche questo discorso relativo alla speranza non è da trader, ragazzi, non è un atteggiamento logico, non è un atteggiamento dell'aspetta e spera, perché sappiamo che aspetta e spera si muore disperato. Vabbè, alcune volte gli aforismi sono anche giusti, però ragazzi, ricordatevi una regola del mercato finanziario, di tutti i mercati finanziari, cioè una delle leggi di Murphy più famose della storia: se qualcosa può andare storto, state sicuri che ci andrà. È una regola sulla prudenza, non è pessimistica, ma è una regola sulla prudenza e insegna ad essere estremamente prudenti. Quello che posso dire io dal mio punto di vista su una strategia di questo tipo sono due. Intanto vi ho fatto vedere che il mercato non regala nulla, non ci sono pasti gratis, e quindi a Rossano posso dire attenzione quando vedi le cose eccessivamente semplici, non è proprio così. Ma poi aggiungo anche un'altra cosa e faccio i miei complimenti al nostro follower, perché utilizzare una strategia di questo tipo denota una certa intelligenza di natura finanziaria, una certa intelligenza e propensione anche a ragionare da un punto di vista di trading in maniera logica, cioè non andando a cercare il famoso indicatore magico, ma andando a ragionare di money management, strategie di gestione del capitale. Ragazzi, le strategie di gestione del capitale sono assolutamente un argomento importantissimo per avere successo nel trading, e quindi i miei complimenti li faccio a Rossano per questa logica che ha utilizzato. E un piccolo consiglio lo do: vista la propensione alla materia finanziaria e vista anche la logica naturale che ti è venuta di utilizzare il money management come strategia di azione, perché non approfondire un po' di trading? Magari potresti scoprire di essere portato. Un po' di formazione non guasta mai, manuali e corsi, e vai con liscio, si dice così. Bene ragazzi, ciao a tutti, grazie per questo video estremamente, diciamo, importante dal punto di vista di contenuto. Fatemi sapere se vi è piaciuto con i vostri like, come sempre iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in fine settimana. Ciao a tutti.